nuova edizione di Sky Sport 24, in vostra compagnia come al solito c'è Rudy Zlatan. Oggi naturalmente approfondimento molto importante per quanto riguarda il mondo del calcio, il calcio europeo, perché ci sono grandissime sfide in Serie A, c'è la sfida al vertice tra Roma e Juventus, e per quanto riguarda la Liga invece c'è il grande classico tra Real Madrid e Barcellona, le due squadre che sono appaiate in classifica. E poi, passando per la Premier, c'è la grande sfida tra la campione uscente del torneo, della Premier League, il Tottenham contro un italiano, Federico Marconi, e appunto il Leicester. Sfida che c'è stata già un mese fa nella Community Shield, diciamo che è un po' il remake. Il Tottenham vorrà sicuramente cercare di vendicare la sconfitta appunto nella Community Shield subita ai danni del Leicester, che è passata grazie alla rete di Niang, il neo acquisto, nel finale. Proprio in vista di questo match ha parlato Federico Marconi, quindi noi andiamo a sentire le sue parole nella conferenza stampa. Ma il discorso è proprio che questa non è la passata stagione. Cioè, lì, per carità, la partenza pessima ce ne eravamo accorti tutti, ma il problema era diverso. Lì si parlava di un nuovo Leicester, io ero appena arrivato, gli schemi della squadra non erano ancora molto chiari, in più era un Leicester che alternava belle prestazioni a brutte figure. E quindi fino al mercato di riparazione non abbiamo avuto proprio la possibilità materiale di fare più di tanto, ve lo ricorderete un po' tutti. Quest'anno le cose sono diverse. Se ci fosse una risposta alla domanda perché Leicester parte sempre male, te la darei. E ti dirò di più, probabilmente se ci fosse una risposta non partirebbe neanche troppo male Leicester, perché a quel punto avrei anche la soluzione, no? Ma secondo me è tutta questione di equilibrio. Bisogna lasciar lavorare tranquilli gli addetti ai lavori, scusate il gioco di parole, e senza creare troppo flame, troppe polemiche. Il campionato è lungo e la stagione ancora di più. Noi dobbiamo lottare per molti fronti e non limitarci a guardare solamente le due sconfitte contro Watford ed Everton, perché, per carità, quelle sconfitte hanno dimostrato che magari abbiamo ancora un po' la coperta corta. Pensiamo al Watford, prima di tutto, la prima giornata il Leicester ha giocato nettamente meglio per 80 minuti. Poi ci sono stati quei 10 minuti in cui abbiamo mollato, abbiamo preso il gol e non siamo riusciti a pareggiare la partita. Guardiamo con l'Everton, il Leicester ha fatto la partita, ha segnato il capocannoniere della Premier League, non il primo che passa sotto casa dal macellaio, per capirci. Poi sì, per carità, una grande squadra deve passare sopra a tutto, però questo è il calcio. E allora le sconfitte vanno accettate, è così che funziona, devi saper ripartire. E io vi dico, aspettate, la stagione è ancora lunga. Quella contro il Tottenham deve essere la partita della ripartenza. E te lo dico perché quella contro il Tottenham è stata la partita che ha un po' chiuso, se vogliamo, il ciclo del bel gioco, no? Dopo quella partita sono arrivate non a caso due sconfitte e comunque delle sofferenze in più per quanto riguardasse la nuova stagione. Ma per quanto riguarda l'assetto tattico, penso che si torni a giocare con la difesa a 4, almeno per questa partita, e poi vediamo. Più che altro per dare una scossa ai giocatori. Basti pensare all'anno scorso, dopo 6 mesi con la difesa a 4 siamo passati alla difesa a 3, meraviglia, e adesso la difesa a 3 sembra quasi andarci stretta, no? Sembra quasi non poter più essere una soluzione definitiva. E allora proviamo a ricambiare modulo, perché la grande squadra, il grande allenatore, oltre che avere un suo modulo base, deve sempre potersi adattare intanto all'avversario, per poi arrivare sempre al punto in cui l'avversario si debba adattare a te, e in generale essere in grado di fare bene con più moduli, con più assetti tattici. Dunque abbiamo sentito le parole di mister Federico Marconi, che sta cercando di caricare l'ambiente in vista di un match così importante. Leicester che non è partito molto bene, un pochino con il freno a mano tirato, quindi naturalmente vuole cercare di dare la svolta a questa stagione. Mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, dobbiamo cercare di raggiungere il record di 1500 like per questa carriera, per questo episodio. Facciamo sentire tutto il nostro affetto e calore per Federico Marconi, che non sta attraversando appunto un periodo splendido, ma siamo sicuri che potrà rialzarsi come ha fatto proprio lo scorso anno. Io adesso vi saluto, un abbraccio a tutti e vi lascio godere questa sfida. Dopo 4 partite è già tempo di verdetti. Al King Power Stadium si gioca Leicester, Tottenham e per le Foxes. Vincere stasera vorrebbe dire un bivio da cui ripartire, perdere vuol dire sprofondare all'inferno. Buonasera dal King Power Stadium di Leicester per la quinta giornata di Premier League. Una partita molto importante quella che si gioca stasera
con due squadre, le due protagoniste di 2 anni fa, le due protagoniste anche della Community Shield, che appunto si sono già incontrate in questa stagione. Era tutto un altro Leicester, però un Leicester che sembrava poter far male a qualsiasi tipo di avversario. Invece, come avete visto poco fa dalle statistiche, un Leicester che ha praticamente il peggior attacco del campionato fino a questo momento, solo 2 gol segnati, e quindi si cambia anche modulo. Eccolo qui in grafica, si passa al 4-2-3-1, una prova per oggi con Dembélé che va a girare alle spalle di Niang, con Musa e Mahrez sugli esterni. Ricordiamo i 3 indisponibili addirittura per il Leicester, che sono Zuma ormai da tantissimo tempo, ma anche gli ultimi 2, gli ultimissimi, saranno fuori entrambi per un mese, ovvero Jamie Vardy e Nampalis Mendy, che si sono fatti male nella sfida di Europa League. Eccolo qui inquadrato Mister Marconi, che ha parlato, l'avete sentito anche voi, prima di questo match importantissimo, che posticipa una vittoria importante in Europa League e anticipa una sfida fondamentale come quella al Chelsea di Antonio Conte, tra qualche giorno si giocherà per il turno di Capital One Cup. Questo è il Tottenham di Pochettino che vedete in grafica, formazione a specchio, anche loro con il 4-2-3-1, e allora è veramente tutto pronto, è una partita veramente importante questa, non la possiamo sbagliare. Guarda Tielemans, c'è il momento da parte di Niang, Tielemans lo cerca verticale, si muove bene Niang, che entra nel rigore, conclude col sinistro, Lloris la tocca, sta arrivando Dembélé, il salvataggio sulla linea è clamoroso di Vertonghen. Prima palla gol dopo 2 minuti e 40 per il Leicester, subito pericolosissimo Niang, che ha già segnato un gol molto importante al Tottenham al 90esimo in Community Shield, gol decisivo. Adesso primo calcio d'angolo verso la testa di Marquinhos, non trovato, ma c'è Simpson che raccoglie, largo per Dembélé, zona tiro, a giro Dembélé, la prima volta di Ousmane Dembélé, la firma del 10, Leicester in vantaggio dopo 4 minuti, esplode il King Power Stadium, eccolo qui il gol che ci voleva del gioiello col 10 sulle spalle, tanto criticato fino a questo momento, cambia posizione e la sua è una perla col suo piede preferito, il sinistro a giro, Lloris impotente e Leicester avanti di un gol, partenza eccellente delle Foxes, il belga. E poi Dembélé da Junuzovic, che oggi ha anche la fascia da capitano e prova a lanciare, lo fa benissimo Mahrez, che può puntare Lloris, entra in rigore Mahrez con sul destro e Lloris in calcio d'angolo. È un po' stanco Riad, che chiaramente avendo giocato tutte le partite ha meno in birra in corpo, è stato raggiunto da Vertonghen, a quel punto ha calciato con il destro, Lloris a mano aperta. 0-0 nella sfida della passata stagione qui, Leicester che giocò comunque un gran calcio. Ora Diouf sul fondo, ha calciato molto molto bene il 19 del Tottenham per Dele Alli, al limite palla dentro, va a liberare Wanyama, zona tiro, lascia il pallone a Diouf che non trova la porta di un nulla, seconda palla gol per Diouf che va un passo dall'1-1. Diouf riesce a prolungare qui molto bene per Dele Alli, che ha saltato Marquinhos, non Rugani, anzi sì anche Rugani, occhio allora al Tottenham con Dele Alli che la mette morbida, c'è Simpson che si addormenta, il pareggio del Tottenham, Simpson non è riuscito in tempo ad allontanare il pallone, si è ritrovato alle spalle un avversario e poco prima che riuscisse a servire Mahrez è stata recuperata la palla da Son, come vedete qui. Successivamente palla buona per Diouf, destro secco, 1-1, corre riserve nuovamente Walker che va l'1 contro 1 con Marquinhos, defilato Walker, la mette sul secondo palo, c'è Mahrez che praticamente fornisce un assist a Diouf, Zieler salva il Leicester mettendola in calcio d'angolo. Eccolo Villalba che è entrato in campo da Dembélé, stop e palla verticale per Niang, vuole una giocata, viene giallo a Son. Si è fatto male Simpson, dal nulla si è fatto male Simpson, intervento in ritardo di Son che poi per carità è stato anche ammonito, ma non si può, non si può, un infortunio a partita non si può. Dentro il capitano, magari la risolvesse lui. Sul rilancio Niang, prova a prolungare, regalato questo pallone a Dembélé, intanto approfittiamone. Niang vuole andare, salta Vertonghen, fino in fondo, Niang, palo! Che occasione per il Leicester sul regalo della difesa del Tottenham. Da Dele Alli, largo, Son dentro ancora, Rugani, poi Zieler deve allontanare con un brivido, riesce a lanciare Musa meravigliosamente, il pallone al volo poi per Niang che deve impegnarsi per arrivarci. Niang forse ci è arrivato senza forze perché il pallone è lui. Occhio a Dembélé! Palo! Palo di nuovo! Palo di nuovo! Clamoroso! Clamoroso a Leicester! Pallone regalato a Junuzovic, insistono le Foxes, Musa vede Pellegrini dal limite, ricalcia, deviazione e calcio d'angolo per il Leicester. 2 pali nel giro di un quarto d'ora per le Foxes.
recupero che sarà di 3 minuti. Wanyama, profondo per Dele Alli. Sbaglia la misura del passaggio, quindi Dembélé si addormenta, c'è Villalba che lotta, troppo poco però, ancora Junuzovic a lottare, vediamo se c'è tempo per ultima ripartenza dell'Eister, con Villalba che può spingere il contropiede, è partito Hector Villalba, corre il talentino dell'Eister, al centro Niang, messo il pallone per Niang! Come in Supercoppa, come la Champions Shield, Bayern Niang al 93esimo decide la partita, fa esplodere il Team Power Stadium, ha vinto il Leicester, di nuovo Niang, sempre Niang! Rimane così Pochettino, la gioia del Team Power Stadium è l'uomo dei gol decisivi, Bayern Niang, Leicester 2, Tottenham 1, alla fine torniamo in vantaggio. Adesso si attende solo il fischio finale all'Eister, che non tarda ad arrivare, le Foxes battono gli Spurs, di nuovo, dopo la vittoria in Community Shield, con lo stesso epilogo, con lo stesso marcatore nel finale, e con lo stesso andamento della partita, il Tottenham che prende campo dopo il gol del pareggio, e quasi ci spaventa in modo importante, e senza quasi direi, ma poi alla meglio la squadra di Marconi. Adesso stiamo diventando la loro bestia nera. Questo è molto importante perché battiamo un'altra volta, non ce lo dimentichiamo, i campioni d'Inghilterra.